talk this over. Let's make some plans. 'Cause I think I've had enough of just being friends. Equals love. Buongiorno amici di Telebelluno e benvenuti a questa puntata di dicembre di Sette Ville e Segusino, parole e immagini del Basso Feltrino, il mensile di informazione dei comuni di Alano di Piave, Quero Vas e Segusino. Oggi lanciamo i nostri servizi dal mercatino di Natale di Segusino, che ad ogni sua edizione richiama migliaia di persone. Ma di Natale parleremo dopo. Adesso diamo subito la linea a Petra Mundin per i servizi dall'Alano di Piave e Quero Vas. A te Petra. Grazie Anna. È il 27 novembre e mi trovo ad Alano di Piave presso la Casetta dell'Acqua, il primo acquedotto ananese, che oggi verrà inaugurato. Alle mie spalle potete vedere la Proloco che sta preparando un piccolo luogo di ritrovo per chi vorrà partecipare a questo evento. Nel suo intervento introduttivo, il presidente della Proloco, Diego Dalbon, ha riassunto l'iter che ha portato a raggiungere l'obiettivo del restauro. Il sindaco Amalia Serenella Bogana ha definito il manufatto un pezzo importantissimo della nostra storia. La casetta rappresenta infatti un luogo magico, è legata a delle storie bellissime ed è fonte di vita. Ha preso poi la parola l'architetto Claudio De Lucchi, che ha curato la direzione dei lavori. Il luogo era in avanzata fase di abbandono, ha spiegato il tecnico, in quanto l'edificio era pericolante e la vegetazione si stava appropriando della fonte. Fortunatamente gli amministratori hanno capito che c'era la necessità di investire in qualcosa apparentemente privo di valore, ma che è l'origine del paese. L'ambito è stato suddiviso in quattro sottoambiti: la fonte con il piccolo torrente e un muro megalitico che la protegge, il percorso con un muro importante che segna una fonte d'acqua, l'ingresso dove ci si ferma per cercare di capire dove porta quel percorso, il camminamento e il torrente a fianco che accompagna chi lo percorre fornendo quasi un senso di meditazione. Per ora, ha aggiunto De Lucchi, gli interventi sono stati volti alla conservazione del senso estetico del luogo consolidandone la stabilità. A seguire l'architetto Danilo Santa Lucia ha spiegato come questo tipo di restauro si possa definire emozionale o sensazionale, inteso come delle sensazioni, ovvero andare oltre il mero manufatto, pensando che il restauro deve riportare non solamente l'oggetto, ma quello che l'oggetto rimanda a livello personale e collettivo. L'archeologo Italo Riera ha apprezzato la presenza di un così folto pubblico. L'appassionamento a questa situazione, ha aggiunto, è evidente. Una fontana è un atto volitivo in quanto l'acqua scorrerebbe lo stesso anche senza la presenza di quella struttura. Il punto d'acqua, se non ha un suo radicamento all'interno della comunità, si perde. Qui è stato ridato senso a un qualcosa che evidentemente prima ce l'aveva già. Eugenio Tamburrino ha reiterato i complimenti a chi ha scelto di rispolverare questo segno, che è materiale ma che è anche il recupero di quell'importanza che in passato veniva data in ambito montano e dolomitico all'acqua. Dopo il taglio del nastro, i presenti hanno potuto visitare la struttura e a tutti è stato offerto un ricco rinfresco. E dopo questa iniziativa ricordiamo i prossimi appuntamenti della Proloco di Alano. Sì, buongiorno. Allora, dopo questa splendida inaugurazione ci sarà l'inaugurazione dei presepi, domenica 18. Siamo in pieno allestimento, ci saranno delle novità, molte novità, si stanno ingrandendo, quindi cominceremo a coinvolgere anche le frazioni e anche il centro, diciamo, del paese di Alano. Quindi vi invito a venire a visitarli, saranno fruibili fino a fine gennaio, quindi potrete tranquillamente farvi delle passeggiate e vedere tutti i presepi allestiti nelle vie e anche non. Restiamo sempre ad Alano, dove sabato 5 novembre si è svolta la serata Veneto e Mistero. Vediamo! Sabato 5 novembre, per la rassegna promossa da Regione Veneto Spettacoli di Mistero, la Proloco di Alano di Piave ha proposto ai numerosi presenti la camminata con spettacolo, Cortés e le sue leggende. Quest'anno ad Alano siamo giunti all'undicesima edizione, quindi comunque sono veramente tanti anni che portiamo avanti quella che ormai è una tradizione, e anche quest'anno c'è stata la partecipazione di più di 100 persone. In questo momento si sta realizzando lo spettacolo di Demon Re del Fuoco e poi a seguire ci sarà la possibilità anche di degustare i prodotti tipici locali, e lungo la serata poi c'è stato modo anche di ascoltare delle leggende, delle storie locali, che è appunto, diciamo, uno degli obiettivi principali di Veneto Misteri.
Nel corso degli anni con il Veneto Misteri c'è stata la possibilità di percorrere molti itinerari all'interno del comune e quindi di far scoprire anche a chi viene da fuori quelli che sono i vari contesti di Alano. Quest'anno siamo andati a Cortes, che è una località tipica di Alano, anche perché è uno dei luoghi più caratteristici per quanto riguarda il Giro delle Fontane. Qui c'è uno dei ristori, diciamo, principali, no? Sicuramente è molto positivo che la comunità di Alano e quindi anche molti volontari abbiano e continuino a collaborare da molti anni, e questo comunque va sottolineato, e sia insomma da volontario proloco che da amministratore questo fa molto piacere. Speriamo appunto che ci sia la possibilità anche nei prossimi anni di continuare questa tradizione, anche perché comunque nella zona, diciamo, quella di Veneto Misteri è l'unica, quella appunto di Alano. Ecco, parliamo appunto di volontari, l'importanza di volontari in eventi come questo e in tutti gli altri eventi che vengono fatti nei nostri piccoli comuni. Beh, sicuramente è fondamentale. Ovviamente, come è stato rimarcato più volte, con il periodo del Covid non è stato facile riprendere, però quest'anno insomma c'è stato modo di riprendere gran parte degli eventi di Alano, a cominciare dal Giro delle Fontane in forma completa, e anche appunto la possibilità di realizzare tanti altri eventi con le associazioni. E sicuramente un ringraziamento grande va ai volontari, anche perché in molti casi sono gli stessi a prodigarsi per più associazioni. Ed ora ci trasferiamo a Querovas, dove sono in atto i preparativi per festeggiare Santa Barbara. Le celebrazioni si svolgeranno domenica 4 dicembre in Valle di Schiavenin, presso la grotta dedicata alla Santa, dove alle 10.30 verrà celebrata la Santa Messa, alla quale seguiranno i consueti discorsi ufficiali e rinfresco offerto dalla locale associazione di protezione civile. La ricorrenza della Santa Patrona di tutti coloro che hanno a che fare con il fuoco e gli esplosivi proseguirà anche nel pomeriggio di domenica 4 dicembre presso il distaccamento dei Vigili del Fuoco Volontari del Basso Feltrino, che per l'intero pomeriggio dalle 15 alle 18 consentiranno a tutti di visitare il distaccamento. Alle 16.30 è in programma la benedizione del personale e dei mezzi. Restiamo sempre nell'area del distaccamento dei Vigili del Fuoco Volontari del Basso Feltrino, che lo scorso mese di ottobre è stato implementato con un ulteriore importante ambiente operativo. Vediamo. Il distaccamento dei Vigili del Fuoco Volontari del Basso Feltrino dallo scorso 8 ottobre ha rimodernato e ampliato il suo parco mezzi e gli spazi nei quali poter esercitare le sue attività. L'integrazione di mezzi e spazi è stata ufficializzata durante un'apposita cerimonia seguita da un momento conviviale. Dopo l'alza bandiera ha preso la parola il capo di staccamento Massimo Andreazza, che ha ricordato che a breve ricorrerà il 20° anniversario del distaccamento. Andreazza ha poi guardato avanti, sottolineando che ci sarebbe il bisogno di individuare degli ambienti per gli spogliatoi, bagni e docce. Nel suo intervento, il sindaco di Querovas, Bruno Zanolla, dopo aver ripercorso i passi salienti della storia del distaccamento, ha sottolineato l'importanza per i volontari della costante presenza delle istituzioni e dell'indispensabile appoggio dato dalle loro famiglie. Zanolla ha ringraziato la ditta Fassa per aver messo a disposizione del comune, e quindi dei pompieri, l'autorimessa in comodato d'uso gratuito. L'assessore segusinese Stefano Stramare ha rivolto un plauso a chi ha avuto l'idea e la lungimiranza per portare a termine il progetto, a chi si sta spendendo per tenerlo attivo. Il consigliere regionale Silvia Rizzotto ha ricordato che la regione del Veneto ha 30 distaccamenti, dei quali 20 si trovano in provincia di Belluno. Sono presidi fondamentali per il territorio, per la sicurezza e l'aiuto delle persone. È giusto che la regione e i comuni investano per questi distaccamenti perché sono fondamentali per il territorio. La regione sta investendo risorse su due fronti, la formazione e le attrezzature. Infine, l'ex funzionario del comando provinciale, da poco in pensione, Franco Magrin, ha ricordato che attualmente in provincia ci sono 25 potenziali nuovi volontari, fra i quali uno destinato al distaccamento di Querovas, che stanno facendo il corso. Magrin ha poi ripercorso l'evoluzione dei distaccamenti provinciali, ricordando che l'unica zona ancora scoperta è la MUN, su cui però ci sono dei ragionamenti in corso.
Infine, l'ex funzionario ha sottolineato che è sicuramente importante l'attività operativa, ma è altrettanto importante la convivialità fra i volontari, volta a fare gruppo, a fare sistema e a fare la differenza fra l'essere semplicemente dipendenti e l'essere collaboratori. Al termine, dopo la benedizione della nuova autorimessa ad opera del parroco di Quero Don Alessio Cheso e il taglio del nastro, volontari e pubblico hanno potuto radunarsi per un momento conviviale. Da Alano di Piave e Quero Vassa anche per questa puntata è tutto e augurandovi serene e felici festività natalizie passo la linea ad Anna Coppe. A te Anna. Grazie Petra. Come promesso siamo tornati ai mercatini di Natale di Segusino e torniamo a parlare di Natale. La notte di Natale riaprirà il presepio artistico di Segusino. Vediamo! E dai mercatini di Natale di Segusino ci siamo spostati presso la sede del presepio artistico di Segusino, che quest'anno sta continuando i lavori per l'edizione del Natale 2022. Ci troviamo in compagnia del presidente dell'Associazione Amici del Presepio di Segusino, Carlo Stramare. Ciao Carlo! Allora, ogni anno questo presepio ha un tema. Qual è il tema di quest'anno? Beh, in realtà il tema del Natale 2022 non c'è, o meglio, c'è ma non c'è. Questo perché il titolo appunto dell'edizione 2022 del presepio artistico di Segusino è la normalità. Quindi una parola di speranza, di auspicio, perché quello che vogliamo trasmettere è che dopo 2 anni di pandemia, dopo quello che stiamo vedendo nel mondo, quindi le varie guerre di cui non vogliamo fare nome, però tutti quanti sappiamo quali sono, dopo una grande speculazione energetica, forse c'è bisogno di un po' di normalità e quindi la parola, l'auspicio che stiamo appunto cercando di trasmettere è proprio un auspicio di normalità. E quindi il presepio non avrà scene come gli anni scorsi dedicate a qualcosa in particolare, ma sarà un presepio normalissimo, come eravamo abituati a vedere prima del Covid, come composto di scene normali, di vita normale, come vorremmo vedere in tutti i paesi, in tutte le case, ovunque praticamente, e quindi con la speranza appunto che questa tanto auspicata normalità ritorni quanto prima. Molto bene. E invece parliamo un po' di come nasce il presepio artistico di Segusino. Quando iniziano i lavori? Beh, i lavori qui nella sede del presepio iniziano verso fine agosto, anzi per tradizione l'ultimo lunedì di agosto noi ci troviamo e iniziamo a decidere cosa smontare, come smontare, a smontare anche, e poi da allora fino a Natale proseguono a sprombattuto, come diciamo noi, quindi quasi ogni sera noi ci troviamo qui per modificare, per allestire le scene nuove del presepio come stiamo facendo in questo momento. Questo è il momento di più, diciamo, immagino, visto che ci stiamo avviando verso il Natale, più concitato lavoro. Questo è il momento più concitato perché mancano pochi giorni a Natale e purtroppo il Natale non è posticipabile, quindi il presepio va finito entro la notte di Natale. Ci sono sicuramente delle scadenze. Detto ciò, parliamo un po' di che cosa significa il presepio di Segusino per Segusino. Beh, il presepio di Segusino per la comunità di Segusino ormai è una tradizione, vorrei dire. Premesso che il presepio da Segusino viene sempre fatto, però il presepio in questa sede c'è ormai da quasi 40 anni, anzi proprio il presepio artistico compie quasi 40 anni e quindi una tradizione per il paese, porta in paese quasi 20.000 visitatori ogni sua edizione, almeno fino a prima del Covid, e quindi speriamo che adesso che non abbiamo più Green Pass, distanziamenti e tutto il resto, continui a portarli, continui a riproporli questi 20.000 visitatori. Però è uno spaccato di vita del paese, quindi tante piccole scene ambientate negli anni 20, 40 e 50 che vogliono anche far ricordare quelli che erano i ricordi, quelle che erano la vita vissuta di un tempo, e quindi una tradizione per il paese che riproduce appunto il paese. All'interno del contesto del presepio artistico di Segusino sappiamo che è possibile visitare anche tutti i presepi presenti nelle borgate di Segusino, giusto? Certamente, è un'altra iniziativa che vuole riportare alla normalità, è proprio questo, ritornare appunto a riproporre anche i presepi nelle borgate. L'anno scorso erano stati riproposti, però quest'anno si sono aggiunti anche altre borgate, altre iniziative, e quindi ritornano anche appunto i presepi nei borghi oppure gli allestimenti natalizi nelle borgate, quindi partendo dalla piazza, salendo verso Riva Secca, Riva Grassa, Stramare, Vigliese, si potranno visitare appunto altri presepi all'aperto o altri allestimenti natalizi, tutti in tema del Natale. Quindi un ringraziamento va oltre che
ai ragazzi, diciamo, dell'associazione Amici del Presepio di Segusino, anche a tutti gli abitanti delle borgate che collaborano a rendere magico questo paese durante il periodo natalizio. E parliamo ora invece, ultima domanda, di come si accede alla visita, quali sono gli orari e quando si potrà iniziare appunto a visitare il presepio. Beh, il presepio aprirà al pubblico la notte di Natale, quindi dopo la messa di mezzanotte apriremo appunto l'edizione 2022 del presepio artistico. Poi sarà visitabile da quest'anno, ritorna a essere visitabile tutti i giorni, quindi tutti i festivi tutto il giorno e i prefestivi, i feriali e i pomeriggi. Tutti gli orari poi sono sul sito internet www.presepioseguisino.it oppure nei canali social del presepio di Segusino. E, appunto, un'altra parola di normalità, di auspicio alla normalità è proprio questo, quindi ritornare agli orari che c'erano una volta e ritornare alla libera entrata come era una volta, sperando che tutto sia un brutto ricordo quello che è successo negli ultimi due anni e purtroppo anche quello che stiamo vivendo, purtroppo quello che sta vivendo appunto adesso alcune parti del mondo. Bene, con questo invitiamo tutti voi a venire a visitare questo bellissimo presepio, il presepio artistico di Segusino, e vi aspettiamo a partire dalla notte di Natale. Sette Ville Segusino, parole e immagini dal Basso Feltrino, il mensile di informazione dei comuni dell'Anno di Piave, Coerovas e Segusino, va in onda su Telebelluno ogni primo giovedì del mese alle ore 18.50 e 21.50 e ogni primo venerdì del mese alle ore 7.30 e 13.30, seguito poi da altre repliche il terzo giovedì e venerdì del mese, sempre agli stessi orari. Tutte le informazioni le trovate sulla nostra pagina Facebook. E dai mercatini di Natale di Segusino è tutto. Lo staff di questa trasmissione vi augura un buon Natale e un felice anno nuovo. Ci rivediamo nel 2023. Auguri! Let's talk this over. Let's make some plans. 'Cause I think I've had enough of just being friends.